Potente a parola ragazzi, qua Wax e oggi Megaldo ci sono da soli e sono qui a presentarvi questo nuovo video che è veramente speciale e particolare perché oggi sono qui a presentarvi i trasferimenti che sono usciti oggi o meglio 7 febbraio 2014 su FIFA Ultimate Team. Innanzitutto prima di iniziare mi volevo scusare con voi per presentarvi ancora con questa voce, non posso dirvi aspetto perché non c'è la facecam, ma questo perché ho ancora la febbre e ragazzi sta succedendo una cosa strambigua. Io col passare del tempo sto peggiorando e non sto migliorando e sta cosa non va bene. Non va bene perché io non posso, no, appunto in queste condizioni non posso farvi il video di ringraziamento per i 30.000 iscritti. E quindi fino a quando non starò bene, diciamo la data di uscita di questo video continuerà a slittare. Infatti io tecnicamente parlando l'avrei dovuto fare ieri, però sono stato male e quindi l'ho spostato a domani, sperando di star bene domani, perché sennò la data dovrà slittare, l'uscita di questo video dovrà slittare ancora. Comunque di cosa tratterà questo video ve lo dirò credo stasera sulla pagina Facebook. Quindi se non siete ancora iscritti, diciamo, nella pagina Facebook, se non avete ancora messo piace nella pagina Facebook, andatela a vedere. Ragazzi, prima di iniziare vi voglio dire che questi trasferimenti non saranno gli ultimi che FIFA Ultimate Team o meglio che la EA farà uscire su FIFA Ultimate Team, perché mancano degli elementi, diciamo, importanti. Un valido esempio è Hernanes, che dalla Lazio è passato all'Inter. Quindi ecco, questi qua non sono gli ultimi trasferimenti che usciranno nel caso in cui mancassero dei giocatori che voi vorreste provare, ecco. Comunque possiamo iniziare. Innanzitutto il nome più importante, il nome più caldo di questa lista di trasferimenti è Adel Tarab, che dal QPR è passato al Milan in prestito per 6 mesi. Comunque infatti è uscito Adel Tarab del Milan. Ragazzi, c'è una cosa abbastanza statica di questo giocatore. Questo giocatore ragazzi è l'unico giocatore della Serie A ad aver 5 stelle di mossa abilità. Proprio per questo il suo prezzo sarà abbastanza elevato, ma come io ho sempre detto, i primi 2 giorni voi non dovete prendere i giocatori che appunto sono appena usciti nei pacchetti. Infatti, perché non dovete prenderli? Perché il loro prezzo sarà spropositato, sarà esagerato veramente a pala. Questo perché all'asta troveremo ovviamente pochi pezzi, poche carte di uno stesso giocatore, e quindi proprio per questo il suo prezzo e il prezzo di questo sarà elevatissimo. Infatti un valido esempio è Tarab, che per me va bene che è l'unico giocatore della Serie A con questa abilità, ma pagarlo 20.000 crediti credo che sia una follia. Invece il giocatore con un overall più alto, o meglio con un col valore più alto di tutta questa lista di trasferimenti, di tutta questa serie di trasferimenti, è Caballé Johan Caballé, che dal Newcastle è passato al Paris Saint Germain. Il suo overall è di 82, è rimasto invariato. E ragazzi, c'è da dire anche una cosa: come faccio a sapere queste cose? Perché la EA ha fatto uscire un documento con tutta la lista di trasferimenti, il documento lo troverete in descrizione. E quindi un altro giocatore importante è Andres Guardado, che ha cambiato squadra dal Valencia, è passato al Bayer Leverkusen. E anche questo giocatore ragazzi, tecnicamente parlando, secondo me costa, mi stanno chiamando, secondo me deve costare 1.000-2.000 crediti, invece adesso ne costa 26.000, capite che la cosa non è abbastanza tattica. Altri giocatori importanti, vabbè, sono Luke de Jong, che è andato al Newcastle, ma ad esempio del Napoli possiamo trovare Enrique, e della Lazio in attacco, non lo sapevo, la Lazio in attacco ha preso Elder Postiga, che ragazzi è il bug, è buggaterimo. Voi provatemi e fatemi per sapere cosa ne pensate, per me è veramente un giocatore buggato. Ma ragazzi, passiamo a quelli che secondo me sono i due pezzi caldi di questa lista di questi trasferimenti. Quali sono? Il primo è Stara, ragazzi, che ha preso il Chelsea, esterno destro egiziano che era del Basilea. Ragazzi, questo giocatore per me deve essere fortissimo, ma guardate un po', guardate qua quanto costa. Costa 150.000 crediti, che secondo me è una follia per questo giocatore. Questo sarà credo il primo giocatore che io cercherò di farvi il ping pong appunto. Però adesso voi innanzitutto fatemi sapere che ping pong vorreste tra tutti i giocatori che si sono appena trasferiti. Io vorrei farlo di Salah, però ragazzi spero che un attimo il prezzo si abbassi, perché 150.000 crediti per uno esterno destro egiziano, va bene che è del Chelsea, però argento mi sembra un po' troppo. Ma qual è il secondo nome? Il secondo nome ragazzi è Gianmario Piscitella, che ha cambiato squadra dal Pescara, è andato alla Roma, e la Roma l'ha offerto in prestito al Cittadella se non sbaglio, ma la FIFA Ultimate Team non, per un motivo a me ignaro, ha fatto uscire la sua carta della Roma. Che ragazzi, questa qua è una magicata, perché noi il Piscitella pala, o meglio adesso potremo fare una squadra molto più forte attorno a quella che già avevo del Piscitella pala, proprio perché ho preso, o meglio come state vedendo sto prendendo l'unica carta che c'era del mercato di Piscitella della Roma. Quindi adesso potrà fare degli strong link con gli altri italiani della Serie A, oppure anche appunto intesa normale con
altri giocatori che giocano appunto in questa league, in questa serie. Quindi mi sembra una cosa veramente tattica. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero di esservi stato d'aiuto. Vi ricordo che in descrizione troverete il link del documento dove sono inseriti tutti i trasferimenti, così che appunto se avete dubbi potete andare tranquillamente a guardare, o meglio a visitare quella pagina. E spero che il video sia stato di vostro gradimento. Questo era un piccolo video d'aggiornamento, proprio perché io non dico che non ho le forze, però non mi sento... cioè non voglio caricarvi poi ping pale magari dove sempre depresso. Quindi ho detto, questo qua è un video che possiamo fare. E ovviamente era per dirvi che il Pisciterra potrà, cioè, cambierà radicalmente, perché non dovrò più costruire una serie B intorno a Pisciterra, bensì adesso anche una serie A easy. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi esorto a lasciare un bel mi piace, un bel commento. Magari se arriviamo a 1200 mi piace io inizierò a guarire. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente. Ah, lasciate anche un commento, mi sembra anche ovvio. E anzi, scrivete così: secondo voi quale sarà il video speciale dei 30.000 iscritti? Non sarà il calcio in real life, sarà una cosa riguardante a FIFA, ma sarà una serie particolare. E poi credo di giocare contro un ospite specialerrimo. Quindi fatemi sapere secondo voi cosa uscirà. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente. A palla, ci sentiamo al prossimo video. Bolla!